Questo programma è offerto da Fondazione Italiana Sommelier Liguria, Viale Centurione Bracelli 34 Rosso, Genova. Eccola, arrivati alla nostra gara gastronomica a colpi di forchetta. Dove siamo? Siamo a Gattorna insieme a Valentina. Ciao Valentina. Ciao. Titolare del Sogno di Valentina. Inizia da qua il suo viaggio in questa gara. In bocca al lupo Valentina, ci vediamo in cucina. Eccoci nella cucina insieme a Raffaella Terrile, la chef del Sogno di Valentina. Ciao Raffaella. Ciao. Allora, cosa ci prepari per la tua gara gastronomica? Mi cimento nello stocchefisso accomodato genovese, alla genovese. Quindi proprio ricetta... della mamma, passata dalla nonna ancora. Quindi... E allora è quella. Quindi seguiteci, inizia la gara di Raffaella, dici gli ingredienti. Ho fatto bollire prima lo stocchefisso per essere un attimino avvantaggiata nei tempi. A parte faccio bollire le patate che vengono poi pulite. Gli ingredienti sono comunque aglio, prezzemolo, fagiolane, salsa concentrata, pinoli, acciughe e olive taggiasche. Olio e quindi, sale. Olio e sale. Perfetto, e questi sono gli ingredienti. Partiamo col procedimento. Prego. Io ti seguo, non ti preoccupare, fai come se fossi a casa tua, nella tua cucina. Allora, una dose generosa d'aglio. E questo verde è? È già, ho iniziato con una carota e un po' di prezzemolo per portarmi avanti. Aggiungo questa salsina verde fatta con prezzemolo, carote, ok. Vado, speriamo che frulli adesso. E questo servirà poi per... Il fritto, è la base dove poi viene buttato il pesce, ci metto un po' di pinoli, le acciughe, una parte vengono frullate, le acciughe sott'olio che danno... Un suggerimento alle nostre telespettatrici, questa è una ricetta che merita seguire attentamente perché sono ingredienti facili. È facilissima. Mentre questo frulla, Raffaella, sappiamo che lo stoccafisso è un tuo cavallo di battaglia, ma un secondo... L'arista con le prugne e le mele al forno è molto buona. Poi l'arista con le mele e con le prugne al forno. Sai che se vinci potrai proporre un'altra ricetta. Speriamo. Speriamo, semmai questa qui alle tre spettatrici magari può anche interessare. Quindi se volete votate. Ecco la salsina che è pronta. Dove andiamo? Qua. La cosa più difficile è seguire gli chef, ma faccio quello che posso. Scusa. Quindi, i pinoli. Riassumiamo. Tutta questa salsina verde dove tu hai messo prezzemolo, aglio, olio, le acciughe, poi con... i pinoli messi in una casseruola, giusto? Giusto, ora si inizia a soffriggere. Ecco che Raffaella sta mettendo a rosolare, ecco, hai aggiunto le olive taggiasche. Quindi hai aggiunto alla salsa verde le olive taggiasche e i pinoli. Esatto. Quanto deve andare? Un attimo e poi... Proprio poco? Sì, poco, poi... Poi chiaramente andiamo a prendere lo stoccafisso. Com'è che lo hai preparato? Come si prepara lo stoccafisso per renderlo? Che è la base, comunque la preparazione anche dello stoccafisso bollito. Si fa bollire
acqua, un po' di vino bianco, un po' di limone, carota, si fa bollire. Come la lisca del pesce si stacca, è pronto. Ho capito, perfetto. Anche perché dobbiamo andare anche a spiegare, per chi non è magari pratico, come fare lo stoccafisso. È importante tenere anche l'acqua di cottura dello stoccafisso. Signori, c'è un profumo già qua. Io per cosa... Tra l'altro a me piace da morire, lo stoccafisso non lo mangio mai. Poi lo assaggio. Perché il profumo merita. Ok, si lascia adesso un attimo. Tra l'altro anche il colore è bello, così. Poi devo prendere il vino bianco. Il vino bianco te l'hanno portato. Bisogna portare fiamma alta per farlo soffriggere, poi si abbassa in un secondo momento. Quanto deve cuocere? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora, è un piatto velocissimo, sì. Sembra tanto complicato. È vero, sembra tanto complicato, io infatti non lo faccio mai, perché dico... Ci vuole un sacco di tempo, no, perché in cucina sono... A bollire le patate e bollire lo stoccafisso, cioè che poi comunque anche lì in 20 minuti bolle, non è che ci mette molto. Quindi poi non è una ricetta, no. Chissà che cosa. L'importante è non farlo cuocere troppo, che sennò diventa mollo, quindi appena si leva la lisca bisogna toglierlo, pulirlo e poi si utilizza o così o bollito. Vado a sfumare con un po' di vino bianco e ora si deve lasciar sfumare però. Quindi sfumare vuol dire che si deve evaporare. Senti, Raffaele, mentre aspettiamo che il vino bianco sfumi, sì. Mi hai detto l'arista, ma un dolce? No, dolce, torta alla mele, crostate, tutti però dolci rigorosamente fatti in alla casalinga. Non senza ecco, senza non evitiamo tante, i soliti... Le torte, le cake design non sono... Non siamo per il cake design, noi siamo per la crostata impastata a mano. Frittate, torte di verdure, le classiche cose comunque Genovese. Della cucina ligure, poi dai sughi, il pesto, cioè... Sempre cucina comunque della mamma, in sempre pratica. Cucina della mamma, anche perché poi avete anche tanti operai qua. Sì, lavoriamo e quindi, prettamente e quando, un operaio va in una trattoria, sì. Perché in quella trattoria sì, si mangia bene, vero? Speriamo, lo dicono. Io giro, Brava. Così, scusate, mi vedrete ora e non mi vedrete mai più fare una cosa così. Non vorrei fare danni. Ecco. Adesso. Si aggiunge la salsa concentrata, devo dire il nome? No. No, ok. Si aggiunge della salsa. Tantissima. Poca, se non ammazza il gusto del pesce, però deve dare colore rosso, quindi si dà... Quindi per il momento abbiamo fatto bianco, rosso e verde, esatto. Siamo anche patriottici. L'importante è metterla dopo che il vino è evaporato, la sequenza è importante, perché se si mette prima, ad esempio, l'acidità... Non evapora come a dovere, quindi... Ah, quindi prima il vino bianco, sì. E poi dopo poi tutto il resto. Quando... Le patate, quando è all'ultimo. Che vengono aggiunte? All'ultimo. All'ultimo, perché sono già bollite. Sono già bollite. Io lo faccio, il vero stoccafisso andrebbe fatto tutto insieme. Io per sicurezza e per comodità mia l'ho diviso alle cotture e poi assemblo praticamente... Il risultato è identico, anche meglio secondo me. Non si corre il rischio di fare stracuocere le patate, di far stracuocere il pesce. Adesso abbiamo ancora un ingrediente, le fagiolane. Fagiolane che si mettono insieme poi alle patate all'ultimo. Le fagiolane possono usarsi sia quelle in scatola, che sono buone, i fagioli di Spagna. Ho preso quelli secchi, messi in ammollo il giorno prima, fatti bollire. Va bene anche in scatola, L'acqua di cottura del pesce viene aggiunta. Abbondante. Perché sì, perché deve tenere un quarto d'ora di cottura. Esatto, e deve comunque assorbirsi con le patate e con le fagiolane. Quindi se è troppo asciutto. Profuma un profumo incredibile. Ora deve cuocere. Pure. Avendo fatto un pesce è tutto molto legato anche ai sapori della terra, sì. Perché noi vediamo che in tantissime gare
i ristoranti prediligono il pesce. Questo, pur essendo un pesce, è forse più rapportabile a una ricetta dell'entroterra. Sì, classica, sì, dell'entroterra. È difficile che lo trovi sul mare. Sul mare, ecco, è questo che io volevo dire. È un pesce, però si sposa benissimo con l'entroterra, e qui siamo nella Val Fontana Buona, ricordo, a Gattorna, in via del Commercio 19B, insieme a Raffaella Terrile. Aggiungo le patate. Facciamo così. E l'ultima, le fagiolane. Ecco le nostre fagiolane. E ora un quarto d'ora, 20 minuti, fino a che comunque l'acqua di cottura non si sia rappresa, si sia comunque ritirata. Alla fine tutto, e l'importante è un piccolo segreto, perché sia buono buono si deve fare, lasciare decantare e servire un'ora dopo praticamente. Servire un'ora dopo? Sì, io non resisto, quindi sì, quando sarà cotto io lo assaggio, un'ora dopo no. Un piccolo consiglio. Un consiglio per le signore che seguono la ricetta, un'ora dopo. Un'ora dopo è minimo, perché tutti i succhi del mangiare si condensano, si esaltano. È pronto? Sì, è pronto. È pronto, allora andiamo a impiattare. Andiamo a impiattare il nostro stoccafisso accomodato. Vi ricordo gli ingredienti mentre Raffaella impiatta: stoccafisso bollito, prezzemolo, aglio, acciughe, un po' di salsa concentrata, le fagiolane, sale quanto basta, non lo abbiamo detto, ma chiaramente Raffaella, facendo la ricetta, lo ha messo. Guardate che cos'è, i colori, il profumo, ora me lo mangio, che me lo fai assaggiare. E come? Adesso, aspetta, ci prendiamo il piatto e ce lo portiamo, ecco un po' di, perché insomma, voglio dire, ce lo portiamo via, ce lo mettiamo qua. Ecco, come abbiniamo, con quale vino abbiniamo questo piatto? Un buon pigato della Riviera di Ponente, un bianco. Quindi un bianco? Sì, un bianco, direi. Frizzante, com'è questo tipo di vino? No, non frizzante. Di quelli fermi. Sì, sì. Perfetto, allora, stoccafisso alla genovese, Raffaella Terrile, la nostra chef del sogno di Valentina, qui in Val Fontana Buona a Gattorna, in via del Commercio 19B, in bocca al lupo, sarete in gara, e quindi se vi piace lo stoccafisso, se vi è piaciuto come l'ha presentato Raffaella, intanto venitelo a mangiare qua. Perché potete lasciare il vostro nominativo, sai che c'è il concorso, e quindi potete anche vincere una cena per due, ma soprattutto lo venite a assaggiare qua, perché ne vale la pena. E noi vi diciamo, votate se vi è piaciuta la sua ricetta sulla pagina Facebook, noi vi aspettiamo. Ciao Raffaella! Ciao a tutti, grazie. Gara gastronomica oggi un po' fuori dalle regole, capirete il perché. Siamo a San Michele di Pagana, la gara è del ristorante La Nave, e io adesso sono in compagnia di Piero Ghisolfi, uno dei titolari della Nave, che voglio intervistare sotto due aspetti, perché lui, pur essendo un gran ristoratore, è un grande artista. Ciao Piero. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, intanto parliamo del tuo ristorante, perché inizia la gara e quindi l'andiamo a presentare. Bene, il ristorante La Nave è nato nel 1934. Te li porti bene. Sì, è vero, ancora giovane. E chiaramente è basato il mio ristorante di solo specialità marinare liguri. Qui si mangia il pesce pescato qua in zona, siamo uno dei pochi ristoranti nel Tiguglio dove ancora usiamo questo prodotto, che spazia tra lo scampo, il gamberone, il moscardino, la frittura di paranza, insomma tutto il pesce di alta qualità. E anche e soprattutto noi siamo molto specializzati nel pesce crudo, dei quali il morone, che tanti non sanno neanche cos'è. Il morone è della famiglia dello spada, tonno spada,
è un pesce di squame nero, carne bianca, che si nutre solo di crostacei. I nostri telespettatori il morone lo conoscono perché hanno seguito la nostra trasmissione col polpo Mario che ci ha fatto il morone. E allora. Però la tartare. Noi siamo bravissimi. Bene, bene. La tartare di morone, di ricciola, di tonno, di pesce spada. Tutto rigorosamente abbattuto a meno 30 gradi per 240 minuti, perciò chi mangia il nostro pesce crudo torna a casa sano e salvo, l'indomani si sveglia ancora. E poi chiaramente tante altre specialità, tanti piatti nuovi che ho creato io nella mia cucina, perciò qui da me non si mangia il classico pesce alla ligure che mangi in tutti i ristoranti della Liguria, del Tiguglio. Qui si mangiano le eccellenze, ma non solo si mangiano le eccellenze, si ascoltano le eccellenze, perché Piero qui a San Michele organizza, soprattutto nel periodo estivo, ha delle grandissime date con concerti, con grandi artisti e di grande qualità. Diciamo una chicca, perché dico di grande qualità? Tu sei molto amico di? Mogol, sì, io collaboro con Mogol da circa 30 anni, diciamo che è come un mio secondo padre, con lui ho prodotto e organizzo tuttora grandi eventi, insieme a lui sono spettacoli che sono basati su tutta la sua storia battistiana, Mogol e tanti altri cantanti che lui ha scritto, canzoni famosissime, e di cui io due spettacoli soprattutto gli ho dato il nome io, li ho creati io. Uno si chiama Pensieri e Parole, che è uno spettacolo tutto pop, con la band, diciamo la band base, sono tutti docenti CET della scuola di Mogol, la famosa scuola di Mogol che è a Vigliano Umbro. E poi faccio anche Il nostro caro Angelo, che è in chiave rock, battistiana rock, con una band, una fit band che 20 anni fa ha creato La notte delle chitarre, con cui ho collaborato 20 anni. E La notte delle chitarre cosa consiste? Che ogni spettacolo cambiano i chitarristi, che sono chitarristi tutti d'eccezione, tipo il chitarrista di Vasco Rossi, Steph Barnes e Maurizio Soglieri, Skilly Rowe di Zucchero, Giuseppe Scarpato di Bennato, Poggi Pollini di Ligabue, insomma. E quindi grandi nomi. E quindi questa è soltanto una chicca. Noi saremo presenti ai suoi concerti e lo seguiremo in tutto questo anno, in quest'estate che lui organizzerà questi concerti, e quindi poi di tappa in tappa vedremo. Per il momento sei in gara. Sì, bene, bene. Una bella sfida tra il ristorante e la nave, e non si sa ancora, perché non glielo dico, lo vedrà. Per il momento salutiamo Piero, che rivedremo con l'abbinamento bene. Del vino, e adesso andiamo in cucina. Bene, a dopo, grazie a tutti, a dopo, ciao ciao. Ristorante La Nave, eccoci in cucina per la gara gastronomica. Siamo insieme allo chef Francesca Tedesco. Ciao Francesca. Buonasera. Allora, il nome della ricetta, ingredienti, preparazione, piatto finito, è così che andiamo in sfida. Scampi all'avocado con tartufo nero. Benissimo. Ingredienti. Allora, abbiamo gli scampi del posto che verranno. Vi ricordo che siamo a San Michele di Pagana, quindi sappiamo bene quali pescherecci e quali pescatori ci portano questo pesce. Proprio di Santa Margherita. Bravissimo. E poi abbiamo il tartufo nero con la panna, l'avocado e dei crostini di pane. Qui c'è il sale imbevuto con del brandy, dove farò cuocere lo scampo. Che va in forno, sbaglio? Che va in forno per 7-8 minuti a 250 Perfetto. Gradi. Allora, preparazione. Ci fai vedere come questa ricetta viene fatta? Ok. Allora. Tu non ti preoccupare, io sono qui di dietro. Mettiamo gli scampi sopra questa preparazione qua.
aggiungiamo il sale sopra. Quindi da ricoprirli con... Da ricoprirli col sale, sì. Che poi bagniamo un attimino con dell'acqua in modo che fa la crosticina e vanno messi in forno così. E mettiamoli in forno. E adesso i nostri scampi vanno in forno e quindi presumo che poi tu continuerai con gli altri ingredienti. Esatto. Molto bene, sono tutti bravissimi i nostri chef. Fanno le cose veloci, sì. Si muovono nelle loro cucine e via. Adesso cosa fai? Nel frattempo preparo... Nel frattempo preparo l'avocado che andrà messo sopra lo scampo con un po' di olio che ho già messo a bagno con olio, limone e sale. Lo faccio saltare un attimo in modo che si scaldi. Aggiungo un pochettino di sale e un po' di pepe. E questo è l'avocado. E questo è l'avocado. Nel frattempo vogliamo preparare il piatto. Quindi adesso io te lo giro, faccio la chef. Intanto non sono capace, perché di solito ci fanno così, ma se lo faccio io butto tutto. Lasciamo perdere. Ecco, il piatto è già pronto. Cioè, ecco. Il piatto deve fare questa cremina qua. Dunque, nel frattempo io mi preparo un po' il piatto di portata. Senti, mentre tanto tu stai facendo questo lavoro. Sì. Un altro cavallo di battaglia tuo in cucina? Da quello che prendono i clienti, spesso rimangono contenti, credo che siano gli spaghetti alle vongole. Buoni, Lascio giudicare, non lo so. E un secondo? Altro, se no, anche un mio cavallo da battaglia era il risotto, E come secondo? Come secondi? Oddio, in questo momento non saprei. È che quando uno chef è in cucina e sa fare tutto, per lui diventano tutti cavalli di battaglia. Lo so, me l'hanno già detto, non so, ma io cerco di capire. Allora. Ok, questo è pronto. Devo semplicemente, prepararmi il tartufo. Ecco, il tartufo viene messo insieme alla panna. Metto un pochino di panna. La panna classica da cucina. Panna classica. Questo è il tartufo. Questo è il tartufo nero. Nero a scaglie, che è una bontà nel vero senso della parola. Lo amalgamo e lo vado a stemperare, perché non deve cuocere, lo vado a stemperare nel bollitore. Una sorta di bagnomaria. Esatto, una sorta di bagnomaria. Aggiungo un pochino di sale e un po' di pepe. Allora, sale e pepe. Appena appena, tanto per dargli un po' di forza. Nel frattempo, allora, a questo punto vado a vedere lo scampo. Andiamo a vedere gli scampi. Ok, un minuto solo. Ancora un minuto e gli scampi sono pronti. Ecco, spiegami, quando sono pronti gli scampi, come metti gli scampi? Metto lo scampo qua, metto la crema sopra e l'avocado che ho preparato. Come guarnizione. Come guarnizione. Perfetto, allora tendiamo gli scampi, pronti gli scampi, un profumo incredibile, non restano salati, Francesca? No. Sono i misteri della cucina. Ok, allora, scusate.
No, io sono abituata perché sono io che sono sempre tra i piedi dello chef, ma mi ingegno. Allora, lo passo un attimo, si toglie. In modo da togliere il sale sopra, ma viene solo insaporito. Deve essere veloce perché altrimenti si raffreddano. Bellissimo piatto, anche come colori. Quelle sono le chele. Che, purtroppo le chele si rompono sempre, per quanto... Eccoli, io intanto che stiamo vedendo che Francesca finisce il piatto, ricordo che oltre a essere visibile questa sfida su Telecity e Intella TV, potrete votare sulla pagina Facebook Gara Gastronomica Colpi di Forchetta e lasciare il commento, nome della ricetta o nome del ristorante che preferite. Vado a mettere la cremina. Recuperiamo, perché me l'ero già dimenticato, l'avogato. Voilà. E questo è il piatto di Francesca in gara per il ristorante La Nave. Ciao Francesca, adesso andiamo di là da Piero per l'abbinamento con il vino. Ciao, grazie. Ok, grazie. Eccoci con Piero Ghisolfi per l'abbinamento del piatto che ricordiamo sono gli scampi con il tartufo nero e l'avocado e adesso il vino, Piero. Allora, io in questo piatto consiglierei, abbinerei, accompagnerei un pigato. Questo pigato si chiama cremen, che è un pigato molto particolare. Questo è affinato in botte di legno, 5 mesi, è molto particolare, un ottimo pigato, corposo rispetto al pigato classico normale, più impegnativo. E con io ho pensato e dico che ci sta benissimo, si sposa benissimo perché c'è la consistenza del tartufo, la delicatezza dello scampo e l'avogado, questo vino per me è il massimo. Benissimo, e questo è il vino, però io adesso ero attirata da questo quadro, perché qua è un ristorante un po' particolare, si canta, si fa musica e si fa anche arte. Chi è questo? Visto e considerato che io, ciò nonostante, faccio il ristoratore, ma mi occupo anche di musica, l'abbinamento è, diciamo che mi assomiglia molto, è assimilato molto. Essendo un ristoratore che tratto pesce, idee ne ho sempre mille. Un vulcano nel mare! Certo. Tu sei veramente... Certo. E allora, Piero, visto che sei un vulcano di idee, ti sposi benissimo con noi, che siamo anche noi un po' fuori come dei poggioli, certo. Noi ci diamo l'appuntamento per le tue serate, speriamo che il tuo piatto possa vincere, in caso ci rivedremo anche in cucina. Assolutamente sì, grazie a tutti e... Si dovrebbe dire qualcosa in dialetto ligure, ma non si so dice in bocca al lupo? Solo quello. E in culo alla balena. E speriamo che... Chi lo dice? Lo diremo la prossima volta. Sì. Ciao Piero. Questo programma è offerto da Fondazione Italiana Sommelier Liguria, Viale Centurione Bracelli 34 Rosso, Genova.